E oltre al messaggio religioso della maternità, dell'attesa, credo che per noi aver fatto questo in questo momento sia un chiaro segnale che si può rinascere con dei sani valori come una madre accudisce al figlio. La maternità intesa come principio del mondo ed essenza dell'amore, protagonista della tappa espositiva di Terre degli Uffizi a Poppi. È stata allestita infatti al Castello Conti Guidi la mostra Nel segno della vita, donne e madonne al tempo dell'attesa, una rassegna che ruota attorno al dipinto di Santi Pacini, conservato nel monastero di Vallombrosa ma proveniente dalla Santa Trinità a Firenze, dove si vede il beato locale, cioè Beato Torello da Poppi, che ben dice una donna in avanzato stato di gravidanza. È intorno a questa tela che è stato costruito l'evento della mostra, dove anche la Madonna, diciamo, dopo l'Annunciazione, no, e il momento dell'Incarnazione, si presenta almeno in opere del 300 in avanzato stato di gravidanza. In mostra anche un gruppo di opere in prestito dalle Gallerie degli Uffizi dedicati ai soggetti dell'Annunciazione di Maria e alla Natività di Cristo. Spazia da questo piccolo casentino ma fino alla Francia, alla Spagna e alla Puglia, perché tra i protettori della maternità troviamo anche San Michele Arcangelo, che appunto compì un miracolo proprio a Mont Saint-Michel salvando una donna dall'alta marea. Il progetto Terre degli Uffizi è nato per promuovere il legame del territorio con le sue ricchezze artistiche. Questo è il senso di attivare le opere che normalmente si trovano nei depositi, ma di attivare anche le opere che già si trovano nel territorio e poi di valorizzare quindi non solo le opere d'arte, ma di valorizzare il territorio stesso.